Ciao ragazze, oggi vi farò un video dedicato sulle salviettine intime che uso per la mia bimba. È un video che naturalmente interesserà alle mamme come me e alle future mamme che sono lì pronte per l'acquisto del kit per il fasciatoio baby. Chiuso le ciance, andiamo subito, vi faccio vedere le salviettine intime che ho trovato e che utilizzo per Jody, che non contengono sostanze che possono far male ai nostri bimbi. Non mi dilungo su questo discorso perché già un anno fa feci un video sulle salviettine dei bimbi e quindi vi posto il link o sopra o nell'info box, quindi se volete addentrarvi nel dettaglio dell'importanza di scegliere le salviettine intime, vi andate a vederlo lì. Questo video di oggi è solo, vi faccio vedere un aggiornamento sulle nuove marche che sto utilizzando adesso su Jody. Una piccola premessa, come andrete a vedere se vedrete il video, se non lo vedete ve lo anticipo qui, quando Jody era piccolina io non ho usato le salviettine intime ma ho usato i quadrati di cotone usa e getta. Ho usato le salviettine intime solo ed esclusivamente durante gli spostamenti, quindi non ero a casa, non mi trovavo in luoghi dove avevo la possibilità di poter sciacquare Jody con l'acqua calda e quindi sono ricorsa alle salviettine intime, per cui un pacco di salviettine, anche se le ho pagate 4,90 euro, mi sono durate una vita perché le ho usate solo solo nell'indispensabile, solo in questi casi. Per cui torniamo al video di oggi. Partiamo subito. Come lo saprete, le mie preferite fin dalla nascita di Jody sono state queste qua della Nubi, queste alla Citro Organics, tutto naturale, composte semplicemente da 4 ingredienti. Ora, queste salviettine le acquistavo online 4,90 euro, però dopo un po' di tempo, dove abito io, ho aperto una sanitaria e le vendeva 2,90 euro, quindi se avete la fortuna anche voi li potete trovare a un prezzo minore rispetto a quanto le pagavo io. Poi la sanitaria chiuse purtroppo e sinceramente Jody era già cresciuta, le ho usato sempre meno, quindi ho comprato la scorta prima che chiudesse la sanitaria e non le ho più comprate. Però se siete all'inizio, il vostro bimbo è piccolino e voi amate utilizzare le salviettine, vi consiglio queste qua, che sono vegane, hanno 4 ingredienti e non fanno male ai vostri bambini, anzi li proteggono dalle irritazioni. Adesso che Jody ha un anno e va all'asilo, nasce l'esigenza di avere le salviettine, non più per me ma perché la scuola me le richiede. Così ho preso 2 tipologie di salviettine che vi consiglio, che sempre all'interno non hanno il fenoxetanolo, che è una sostanza che non fa bene ai bambini, e sono delle salviettine multiuso, quindi che significa che possono essere utilizzate sia per la pulizia intima dei bambini ma anche per le manine o anche per il viso. Vi faccio vedere queste qua dell'Umana. Sono delle salviettine con aloe vera e camomilla, anche queste hanno inci buoni, costano, non ricordo bene se 2 euro o 2,50 euro, quindi è questa la fascia di prezzo. Ne trovate all'interno, se non ricordo male, 70 salviettine, quindi
guardate, come vi dicevo, si possono utilizzare per le manine, per l'igiene intima e insomma per le parti, altre parti non del corpo del bambino, e quindi non fanno male. Devo dire che sono graziose. Come potete vedere, come secondo ingrediente hanno l'aloe. Bravi, mi piace. Poi c'è come terzo ingrediente la camomilla, che ha un'azione lenitiva e quindi mi piace ancora di più. E queste erano era la seconda mia scelta per quanto riguarda le salviettine. Ma le salviettine che adoro, che amo, che le uso anche per me, le porto sempre in giro con me, sono queste qui. Sono le nuove salviettine della FIA con aloe vera e propoli. Ragazze, sono meravigliose. Anche qui non contengono il fenoxetanolo. Contengono come primo ingrediente l'acqua, secondo la propoli, e poi aspettate, al contrario viene difficile, capril, glicol, non so cosa sia, e poi contengono l'aloe vero, contengono la vitamina E, non è testato sugli animali, e le indicazioni dicono: salviettine igienizzanti umidificate per l'igiene dei neonati e bambini, ideali al cambio del pannolino e in essenza di acqua. Le salviettine detergono l'epidermide nel rispetto del pH fisiologico del bambino. Nuova formula arricchita con propoli. Si raccomanda di richiudere la confezione dopo ogni utilizzo. Faccio vedere come sono. Anche qui, vedete, utilizzo ogni giorno, cambio manine e visetto. Ve le faccio vedere, perché questa, a differenza delle altre, sono aperte e si presentano in questo modo. Il profumo di miele che fanno è qualcosa di eccezionale, e devo dire, anche utilizzandole nelle mani, mi rilascio una piacevole sensazione di freschezza. Queste le ho prese, dipende dove si comprano in realtà. In alcuni punti costano 2,60 euro, al supermercato, alla Conad, se non ricordo male, le ho prese 2,80 euro, insomma, è questa la fascia di prezzo. Diciamo che le mie preferite per quanto riguarda il 2015 sono queste qui. E adesso vi faccio una carrellata riassuntiva di tutte le mie salviettine preferite. Però se non li trovate, amen, la seconda preferenza cade su questi dell'Umana. Se non trovate anche questi, la mia terza preferenza e questi qua della FIA. Bene ragazze, questi erano i preferiti miei e di Johnny per quanto riguarda le salviettine. Spero di esservi stata utile, e se volete altri video per quanto riguarda consigli mamma e baby, scrivetemelo pure, perché sono contenta di poter aiutare le altre mamme o le neo mamme. Un bacio grande, ciao!